Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con l'obiettivo riaperture per maggio. Queste le possibili indicazioni per il governo con due scenari. Il primo che combacia con quella che è la linea di cautela invocata dagli scienziati di attendere il 1° maggio come stabilito dal decreto Covid vigente, la seconda invece voluta più dalla Lega e dal centrodestra è di anticipare di almeno una settimana la ripartenza in quelle regioni che hanno l'indice RT inferiore allo 0,8. Il tutto però dipenderà dal prosieguo della campagna vaccinale. Al momento il Premier Draghi non è intenzionato a fissare delle date se non ci sono comunque dei miglioramenti dei dati epidemiologici. Per quanto riguarda i ristoranti, si sta valutando magari l'utilizzo di servizio al tavolo, visto che è ormai dimostrato che il coronavirus all'aperto si trasmette con minore facilità rispetto agli spazi chiusi. Resta comunque difficile la possibilità della riapertura serale. Inoltre, verrà però consentita, per evitare ulteriori danni alla produttività, di aumentare magari fino alla mezzanotte la possibilità di asporto e delivery. Per quanto riguarda il settore culturale, il ministro Franceschini si sta spendendo in prima persona con il comitato tecnico-scientifico per poter ottenere delle riaperture in un comparto decisamente colpito dalla pandemia. Ci sono dubbi sulla possibilità di far tamponare gli spettatori almeno 48 ore prima dell'evento. Ci sono dei dubbi perché su questo costringere il pubblico pagante ad eseguire questo screening potrebbe essere un elemento di discriminazione sociale ed un disincentivo alla partecipazione. Non è da escludere però che possa essere previsto questo test o molecolare o antigenico per determinati spettacoli, anche magari per effettuare delle prove. Ora, i dati Covid nazionali nel bollettino del Ministero della Salute sono 9.789 i nuovi positivi al Covid e 358 le vittime. I tamponi processati sono stati 190.635, risentendo del consueto calo della domenica, con un tasso di incidenza del 5,1%, in calo di oltre un punto percentuale rispetto al 6,2%. Al momento sono 3.593 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 8 unità nel saldo giornaliero, mentre invece nei reparti ordinari sono ricoverate 27.329 persone, anche qui un aumento di più 78 rispetto alla giornata di ieri. Puntuale il bollettino Covid in Campania con unità di crisi regionale che certifica 1.386 nuovi positivi, di cui 499 persone sintomatiche. I tamponi molecolari del giorno sono stati 9.473 con un tasso di incidenza molto alto, circa del 14%. I deceduti sono stati 43, di cui 25 nelle ultime 48 ore, 18 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. I guariti invece 1.828. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 656 i posti letto di terapia intensiva a disposizione della regione e ne sono occupati 136. Sono 3.160 invece tra offerta pubblica e privata i posti letto di degenza ordinari a disposizione della regione, ne sono occupati 1.594. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è recato nella giornata di ieri a Benevento, ha incontrato il presidente provinciale di Confindustria, Oreste Vigorito, per dar via allo sportello di Spazio Lavoro, un momento importante che segna quella che è l'attenzione della Regione Campania al mondo del lavoro. Focus anche però sulla campagna vaccinale, con un appello importante al Premier Draghi. Lo sentiamo. Chiariamolo ancora una volta, perché la quantità di diozie che ho avuto modo di ascoltare in queste settimane, anche da parte di colleghi presidenti di regioni o di presunti esperti giuridici, è sconvolgente. L'Italia è vincolata
per aver firmato un accordo europeo a non andare oltre la contrattazione europea per quanto riguarda quattro vaccini, Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Questi sono gli unici vaccini per i quali lo Stato italiano si è impegnato a non fare una contrattazione separata con le aziende. Poi ci sono altri vaccini sul mercato rispetto ai quali non c'è nessun vincolo e rispetto ai quali la Regione Campania non deve chiedere il permesso a nessuno, né al governo italiano, né all'Europa, né alle Nazioni Unite, ma ha solo il dovere di tutelare i propri concittadini. Punto e basta. Per questo motivo abbiamo firmato un contratto con l'azienda produttrice di Sputnik, che prevede immediatamente dopo l'approvazione dell'AIFA, per questo è un delitto, uno scandalo che l'AIFA continui a dormire, prevede la consegna alla Campania di 500.000 dosi di vaccino in 2 settimane, 500.000 somministrazioni, diciamo noi, quindi doppie dosi. Vacciniamo, immunizziamo 500.000 cittadini campani. E nell'arco dei 2 mesi successivi 3 milioni di vaccini, con una possibilità di opzione per la Campania di altri 3 milioni di vaccini. Potremmo dare una mano a tutto il Mezzogiorno d'Italia. Il governo italiano dorme. Abbiamo avuto grandi scienziati, ovviamente, che si sono coperti di gloria con valutazioni giuridiche assolutamente idiote, per poi scoprire che in questi giorni la contrattazione con Pfizer se la sta facendo la Baviera, che è la regione più ricca della Germania, e addirittura il governo tedesco, che sta opzionando 20 milioni di dosi di vaccino Pfizer. Ma si può vivere in un paese del genere? Allora, ho detto anche al commissario Figliuolo, ne approfitto della sua telefonata, per dire anche a lei che è un delitto il tempo che stiamo perdendo. Perché? Perché è del tutto evidente che abbiamo un limite nella consegna ai vaccini, limite doppio per la Campania. Ma se vogliamo cogliere le esigenze della seconda fase a cui faceva riferimento il presidente Vigorito, la prima fase, il primo anno, era quello dell'emergenza sanitaria e basta. Oggi abbiamo una doppia emergenza, perché dopo un anno di chiusura delle attività economiche è chiaro che dobbiamo tutelare come priorità assoluta la salute dei cittadini, ci mancherebbe altro. Ma dobbiamo anche capire che non reggiamo un altro anno con la chiusura delle attività economiche. Ma stiamo scherzando. Dopodiché ho avuto modo di dire a Figliuolo che anche rispetto agli ultimi orientamenti del governo, la Campania la pensa diversamente. Noi completeremo la vaccinazione degli ultraottantenni, come ovvio, e delle fasce deboli. Dopodiché la politica delle fasce deve finire, perché se io voglio rilanciare il settore dell'economia turistica in Campania, non è che aspetto di aver vaccinato fino ai sessantenni e ai cinquantenni, perché devo decidere oggi di immunizzare quei territori. Se voglio fare una campagna di promozione internazionale, ma come si fa a non capirlo? Sul punto non si è fatta attendere però la risposta alle parole del Presidente De Luca, del Commissario straordinario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Il generale ha detto che la campagna vaccinale deve proseguire a livello uniforme su tutto il territorio nazionale senza che ci siano delle deroghe. L'obiettivo è di mettere al sicuro gli anziani e le persone fragili che sono più vulnerabili a questa infezione una volta che si sarà conclusa questa fase, conclude il generale, poi si potrà procedere alla vaccinazione delle categorie produttive. A Napoli le farmacie si preparano alle vaccinazioni contro il Covid-19 all'interno dei propri esercizi. Alcune farmacie stanno anche già esponendo avvisi per le prenotazioni dei cittadini dai 16 ai 60 anni per il siero di Johnson & Johnson, il cui arrivo è previsto in Italia per questa settimana, ma che potrebbe essere poi commercializzato
alla fine del mese. Infatti in diverse farmacie del centro storico del capoluogo si sta proprio preparando queste vaccinazioni, grazie anche alla possibilità e all'agevolazione che consente questo vaccino di procedere ad una sola dose. Infatti non è richiesto il richiamo. In tutta la provincia di Napoli sono circa 500 le farmacie resosi disponibili alla vaccinazione contro il Covid. All'appello, ha commentato il presidente di Federfarma Napoli, Riccardo Maria Iorio, ha aderito oltre il 65% delle farmacie iscritte a Federfarma, un momento importante con cui si potrà lavorare anche con questo vaccino che è già fornito, tra l'altro con le siringhe monodose già pronte, un passo in avanti che può essere decisamente importante per la campagna vaccinale. Restiamo sempre a Napoli: fruibilità, sicurezza, integrazione di siepi ed essenze arboree sono gli obiettivi dei lavori finanziati con i fondi del piano strategico della città metropolitana di Napoli per la riqualificazione di un parco fondamentale per il quartiere Arenella. Sul punto sentiamo le voci dei protagonisti. Con questi 300.000 euro quasi voluti dal sindaco De Magistris, finanziati dalla città metropolitana, avremo finalmente, quindi oggi partono i lavori, un'area sgamamento cani all'interno del parco, la riqualificazione della fontana, la riqualificazione dell'area giochi con giochi sostenibili, con una pavimentazione antitrauma, quindi per la sicurezza di tutti i bambini, e ovviamente anche la riqualificazione del verde, delle essenze arboree e quant'altro, ovviamente cestini, panchine. È il primo di tanti parchi finanziati dal comune con città metropolitana, i parchi cittadini. Stiamo parlando di milioni di euro a disposizione per il verde e per i parchi urbani. Questo è tutto per restituire sicurezza ma anche bellezza all'interno dei nostri spazi vitali verdi. Sì, siamo contenti che come città metropolitana, insieme al comune ma anche gli altri comuni, abbiamo finanziato tante operazioni per il verde. Quindi questo è uno dei diversi parchi che usufruiscono di questo finanziamento. Stava in condizioni, come potete vedere, difficili, quindi in qualche mese sarà restituito nella sua dignità e nella sua funzionalità al territorio. Ci spostiamo ora ad Avellino, dove il sindaco locale Gianluca Festa, nella sua consueta conferenza stampa del lunedì, ha aggiornato la popolazione locale della curva pandemica sul territorio irpino. Sentiamolo. Per quanto concerne i dati relativi alla nostra città, continua un buon andamento della percentuale di casi positivi su tamponi effettuati. Posso confermarvi che nell'ultima settimana, quella che è andata dal 5 aprile sino all'11, abbiamo registrato un decremento della percentuale dei casi positivi, decremento che vi mostrerò di qui a poco. Qualcuno mi ha fatto notare che c'è l'effetto specchio sui dati, però insomma, in qualche modo comunque voglio mostrarveli. La tabella che, come al solito, mi viene fornita dalla Regione Campania, dalla Soresa su una specifica piattaforma, ci consegna 62 casi positivi su un totale di 1090 tamponi. In pratica, la scorsa settimana abbiamo registrato una percentuale del 5,69%. Ecco, questo è il dato rispetto alla Campania, che invece ha registrato un 10,57%. Più o meno manteniamo un trend che si aggira intorno al 50% di quello che è il dato campano. Vi ricordo che la scorsa settimana eravamo al 6,66%, quindi devo dire, vi confermo che, pur mantenendo sempre la guardia molto alta, massima attenzione al rispetto delle prescrizioni anti-Covid e a tutti i protocolli, e beh, vi dico che al momento la nostra città si sta comportando bene. Noi abbiamo a Caserta nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio con i dati diramati dall'ASL di Terra di Lavoro nel primo bollettino della settimana di ieri. Sono 228 i nuovi positivi con 3 vittime e 227 guariti. I test elaborati sono stati
1633 per un tasso di incidenza del 13,96% nel saldo complessivo, leggera discesa di 2 contagiati in tutta la provincia. Caserta resta in cima per un numero di casi attivi con 571 attuali positivi, c'è poi Marcianise con 454 e Maddaloni con 397. Nuova protesta proprio in autostrada degli operatori mercatali dopo quella avvenuta la scorsa settimana, 2 colonne di circa 500 camion, la prima all'altezza di Nola e la seconda proprio a Caserta, hanno bloccato l'autostrada A1 in direzione Napoli-Roma, non un vero e proprio blocco ma un rallentamento del traffico dovuto al fatto che la colonna del camion proseguiva in maniera molto molto lenta, code di diversi chilometri, secondo Autostrade per l'Italia almeno 3 chilometri. La manifestazione è stata organizzata da ANAUGL, l'Associazione Nazionale degli Ambulanti, con i mercatali della regione sono tornati nuovamente in piazza, in autostrada, per lamentarsi delle continue chiusure, dei disagi soprattutto economici legati al coronavirus. Sul posto era presente anche la polizia stradale. Sconfitta nel Monday Night di Serie C per la Casertana, che ha perduto a Viterbo per 5-2, sconfitta con la Viterbese con un passivo anche particolarmente pesante. Al termine dell'incontro, analisi del mister Guidi e del difensore Luigi Carillo, li ascoltiamo in conferenza stampa. Sì, è stata una partita che si è messa subito male, perché abbiamo preso gol su una palla inattiva, che poi insomma devo anche rivedere, perché secondo me una punizione che non c'era, e purtroppo su quell'episodio siamo andati in svantaggio. Lì la squadra è stata anche brava a reagire, anzi teneva molto bene il campo, muoveva molto, molto velocemente la palla, insomma riuscivamo a fare le nostre cose, siamo riusciti a recuperare velocemente la partita con Pacilli. Poi penso che l'inerzia della partita era dalla nostra parte, purtroppo poi l'ha cambiata un episodio negativo, perché l'episodio dell'espulsione di Del Grosso chiaramente ci ha messo la partita in salita, oltre poi ad andare negli spogliatoi sotto a praticamente partita a tempo concluso. Quindi penso che quello sia stato l'episodio che ha deciso il match e quello che ha penalizzato la squadra, che fino a lì stava facendo una buona prestazione. Anzi, c'era stato anche un episodio secondo me molto evidente su un'entrata veramente brutta sia di Muriglio su Acciosmanovic, ma soprattutto quella di Camilleri su Matese, che potevano farci giocare noi forse in superiorità numerica. Detto questo, poi nel secondo tempo in inferiorità numerica eravamo stati anche bravi a riprenderla sugli sviluppi di un calcio piazzato. Sono anche contento che si sia sbloccato, che abbia fatto gol Matos, perché stava giocando una buona partita. Poi però l'ultima mezz'ora, una volta incassato il 3-2, chiaramente lì la partita è finita, ma penso che l'episodio che abbia deciso la partita sia sicuramente l'episodio dell'espulsione Del Grosso. Sì, io premetto che io stesso, nessuno della squadra, il mister, ha mai cercato alibi o cose del genere, ma oggi ci sono stati evidenti errori arbitrali che hanno condizionato la partita. Io penso, oltre, non ho visto bene l'espulsione, dovrò riguardarla, ma oltre l'espulsione, il fallo che ha causato la punizione del primo gol è assolutamente inesistente. Io stesso sono intervenuto sul pallone nettamente, è un fallo che non esiste. Vai sotto 1-0, siamo stati bravi a riprenderla. Da grande squadra quale siamo, abbiamo dimostrato sempre di essere una squadra che non ha mai mollato, l'abbiamo ripresa, siamo riandati sotto su un altro episodio a mio avviso sempre dubbio, che l'arbitro non ha visto, ha lasciato correre. Ancora una volta l'abbiamo ripresa dopo l'espulsione in 10 uomini, poi il 3-2 del secondo tempo ci ha dato una bella batosta, è stata una doccia fredda che,
che purtroppo ci ha mandati al tappeto. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.